Buongiorno a tutti, stiamo per operare questo signor Antonio, completamente sordo, che è stato però opportunamente istruito sul suo comportamento da tenere. Vedete una cataratta non da congresso, una cataratta che si dilata poco, per cui cercheremo, adesso la prima cosa che faccio è ci metto un po' di midrane. Useremo tutto materiale BVI e a cominciare dal disco elastico, a continuare col Phaco, che poi è ex Opticon, che è diventata BVI come sapete tutti, e poi impianteremo, se ci riuscirà tutto va bene, una lente IsoPure di BVI Physiol. Allora, dammi il midrane. La pupilla non si è dilatata tantissimo, speriamo che reagisca, perché spesso queste pupille col bordo pigmentato non reagiscono molto al midrane. Vediamo un po' che succede. Tanto, se no, comunque sono sufficienti questi pochi millimetri. No, qualcosa fa. Vabbè, si sta aprendo un pochettino. Questo è il nuovo viscoelastico sul quale ha dovuto arrivare per forza, visto che l'Iron GV è stato tolto dal mercato. Questo è un prodotto ad alto peso molecolare, coesivo, viscoso e abbastanza facile da rimuovere. Sempre prodotto da BVI, si chiama NuVisc Pro. Si può conservare a temperatura ambiente, questa è una cosa positiva, e si inietta con una coda 25G, ha una percentuale di 1,6%. Allora, vediamo un po' che succede, facciamo la nostra capsulorissi. Io in genere la faccio abbastanza piccola perché voglio che copra comodamente il piatto della lente, in quanto altrimenti la lente si può spostare in avanti e poi a quel punto, ecco qua, la resti, beh, insomma, per modo di dire, bella resti, diciamo resti, non bella. Dicevo, non voglio che il piatto venga in avanti perché questo mi cambierebbe la costante A e quindi il risultato biometrico del calcolo. Idroissezione, vedete che basta iniettare un po' d'acqua e il visco viene spinto facilmente fuori, esattamente quello che faceva anche l'Ilon a suo tempo. Ok, Phaco. Speriamo un po' di viscoelastico e un po' di materiale intanto prima di cominciare. Mi accerto entrando con ciò perché l'acqua giri, ecco, vedete che l'acqua esce di lato alla sideport del chopper, quindi vuol dire che il visco non intasa la punta del fago e quindi non la scalda. Lo dividendo. L'importante è ovviamente dividere almeno riuscire a togliere un punto, uno spicchio, perché poi tutto l'intervento diventa molto più semplice. Vedete che c'è ancora al centro un po' di materiale, ma comunque ecco, siamo riusciti a tirare via il primo spicchio, ora tutto è molto più semplice. Diverso è quando ci abbiamo a fare con nuclei troppo morbidi che non si dividono e allora alla fine si riesce a fare la scodella, ma in questo caso stiamo andando abbastanza bene. Questo Phaco è un Phaco che funziona abbastanza bene, c'è un'infusione forzata, doppia pompa, sia per istatica che venturi. Però è anche un vitretto posteriore, quindi c'è tutte le opzioni per la vitrectomia posteriore, quindi è una macchina che non vi lascia per strada in caso di necessità. Allora, non mi sembra il caso di mettersi a aspirare dei nuclei, dei pezzi di cortex troppo spessi in questo momento, quindi preferisco passare le cannule. Faccio un po' di camera e entro con la cannula mia, ecco fatto. Vedete che sta
Stranamente sta andando tutto per il verso giusto, la pupilla è rimasta anche abbastanza larga, tutto sommato va bene, dai. Se riusciamo a portare tutto quanto a posto, in ordine, mettiamo la lente ISOPURE, come dicevo, ecco qua, appena parlato di pupilla, subito ha cominciato, eh? Vabbè, comunque metteremo questa, dovremmo mettere questa ISOPURE, che è una lente a EDOF, a profondità di fuoco esteso, basata, il cui funzionamento è basato sulla variazione di aberrazione sferica della superficie. È una lente da 11 mm premontata, precaricata, diciamo, che ha di buono il fatto che è indipendente, la sua funzionalità è indipendente dalla luce e dal diametro pupillare. Tutti i pazienti fino adesso nessuno si è mai lamentato, perlomeno i miei, ma io ho letto lavori in cui nessuno, il 90% dei pazienti non riferiscono aloni e abbagliamento, quindi è una lente gialla, glistening free, insomma ha tutti i numeri per poter andare avanti bene, anche perché ci sono concorrenti che costano molto di più pur offrendo le stesse prestazioni, quindi eccola qua, vedete queste sono le caratteristiche, potere 21 diottrie. Ora prendiamo la lente, come vedete già lì dentro al cartridge, usiamo l'iniettore, è importante ovviamente ricordarsi di togliere il blocco, altrimenti la lente non andrà mai in avanti. La cosa importantissima con questo iniettore è spingere la lente in avanti, dopodiché tornare indietro con l'iniettore, con lo stantuffo, e poi respingere avanti e tornare indietro. Vedi, io faccio questo movimento 2 o 3 volte perché mi è successo una volta di partire dritto, spingere dentro e mi sono poi trovato in carcere con una orecchia, chiamiamola così, una aptica prossimale incarcerata fra lo stantuffo e il cartridge. Risultato, la lente si è tagliata e ovviamente me ne sono accorto quando stava già dentro, quindi ho dovuto poi tagliare la lente, estrarla, sostituirla, insomma è stata una bella battaglia. Ecco, vedete, c'ha queste due anse grandi ad ognuna delle due estremità, quindi vedete che è una lente che ha un contatto sul sacco capsulare abbastanza esteso. Ecco qua, qui c'è un pochino di che tende a impegnarsi, la metto a posto. Ok, e adesso cannule di nuovo. Vedete che adesso che apro l'acqua, vedrete che, eccolo qua, vedete, esce il viscoelastico. Questa è una cosa che faceva Lilon e che mi aveva fatto preferire Lilon in passato a tutti gli altri viscoelastici. Però non riuscivo più a ritrovare questa caratteristica in nessun altro visco, tranne che in questo. Quindi con questo adesso ho fatto pace con me stesso e sto tranquillo. Uso sempre questo e vado tranquillo. Ok, praticamente qui abbiamo finito, perché adesso iniettiamo un po' di Aprogram e il gioco è fatto, insomma. Ok, vi ringrazio.